stanno per arrivare altri sindaci di altri comuni. Ringraziamo gli studenti, le associazioni di volontariato, la Frates e la Misericordia, la forte rappresentanza del comune di Sutera, tutti per difendere l'ospedale di Mussomeli. Giù le mani dall'ospedale, l'ospedale non si tocca. Ora si svolge in questo modo, per amore, amore dell'unità, perché ce n'è bisogno tanta di unità per difendere il nostro ospedale. Parleranno soltanto i sindaci che rappresentano le popolazioni, per amore dell'unità, perché abbiamo bisogno tanta di unità
e tanta di queste manifestazioni per ribadire il no alla chiusura. Do la parola al sindaco di Mussomeli, Salvatore Calà. Sì, grazie, grazie Francesco, grazie per l'invito. Io devo preliminarmente ringraziare i sindaci presenti che rappresentano la popolazione del Vallone e oltre, perché sono presenti anche sul fronte palermitano e dell'Agrigentino. E l'ospedale di Mussomeli, l'abbiamo detto sempre, non è l'ospedale della nostra città, ma è l'ospedale di tutto il territorio, territorio che dobbiamo difendere, territorio che ha bisogno di coesione sociale, ha bisogno di unità, quell'unità di cui si è parlato poc'anzi. Quindi a uno li abbraccio tutti e li ringrazio della partecipazione e sono certo che ci ritroveremo in qualsiasi momento di bisogno, e questo deve essere evidentemente un'attività che reciprocamente ci dobbiamo trasmettere, non per questo e per ogni altro problema che dovesse nascere. Devo ringraziare anche il movimento che si è messo spontaneamente in testa a questa manifestazione, la mia amministrazione, l'intera amministrazione, il Presidente del Consiglio, i consiglieri che ringrazio vivamente perché hanno dimostrato di avere come dire, affezione al bene comune, hanno avuto un atteggiamento disciplinato. Detto questo, l'amministrazione è scesa, abbiamo l'occupazione della nostra sala consiliare, è stato un momento importante, evidentemente ci siamo resi conto subito che l'occupazione, la manifestazione, per quanto utilissima, anzi direi eccezionale dal punto di vista della spontaneità, non era sufficiente a rimuovere una serie di ostacoli che probabilmente, anzi più che ostacoli, per determinare chiarezza, perché quello che è mancato nella comunicazione è stata la chiarezza. Allora, mentre qui si facevano le manifestazioni e gli incontri ed era frenetica questa attività, allora io devo dire, ieri ho avuto l'opportunità di essere a Palermo e vi dico di cosa ne è sorto. Vi devo dire che attorno alle date della commissione che doveva venire a Mussomeli ci sono state dei balzelli, ci sono state delle notizie che sono risultate poi infondate, poi di nuovo su altre date, insomma alla fine abbiamo fatto chiarezza anche su questa, perché avevamo la pretesa di avere maggiore disponibilità di tempo e quindi di ricevere la commissione, diciamo, con tutta tranquillità. Questo nella giornata di ieri, io accompagnato dall'onorevole Salvatore Cardinale, perché Daniela è impegnata a Roma e quindi era impossibilitata, mi sono avvalso della sua collaborazione, dico che per la verità ha sempre manifestato, dico, se l'ospedale è ancora aperto, qualche cosa evidentemente del tempo è successo, non è a caso che certe cose succedono. E allora ho avuto l'opportunità di incontrare il presidente della regione Crocetta, ho avuto l'opportunità di incontrare anche l'assessore alla sanità Borsellino, e nelle ore immediate sono stato autorizzato a dire quello che vi sto dicendo, e parlo perché sono stato espressamente, ed è volontà del presidente e dell'assessore, riferirvi che sarà diramata una nota ANSA a doppia firma di entrambi per rassicurare non Mussomeli, il popolo del Vallone e delle zone vicine, che l'ospedale non si tocca, l'ospedale è esattamente quello che noi richiediamo, ho avuto ampia assicurazione. Devo aggiungere che la Sicilia insieme alla Puglia sono le uniche regioni che, voglio dire, hanno ottenuto in deroga alla chiusura, perché i numeri porterebbero alla chiusura. Se dovessimo guardare quali sono i parametri nazionali, noi saremmo destinati a questo, ma questo pericolo non c'è mai stato. Ho avuto la conferma, che ed è un impegno formale del Presidente della Regione e dell'Assessore, che l'ospedale Mussomeli rimarrà in vita.
esiste un problema, perché questo è stato anche, con tutta onestà, è stato detto anche da Daniele in altre occasioni, per il punto nascita, per il quale intanto abbiamo una proroga. Noi ora attendiamo che... di un anno, esattamente, una proroga di un anno. Ora dico, attendiamo perché di ricevere la visita dei nostri, della sesta commissione, che sarà tutta presente a Mussomeli insieme anche all'assessore Borsellino. In quella sede noi ci confronteremo, chiediamo per il nostro ospedale, a parte il fatto che l'ospedale, come si è detto, non, il 27 pomeriggio alle 16, perché noi abbiamo avuto un Don Di Giacomo che pure ho visto ieri, abbiamo avuto un momento di esitazione perché la pretesa di avere maggiore tempo, poi alla fine l'accordo con il Presidente, l'Onorevole Di Giacomo, si è trovato mattina a Mazzarino e Niscemi, il pomeriggio a Mussomeli, quindi alle ore 16 ci sarà la delegazione dei miei colleghi sindaci, ci sarà la delegazione delle sigle sindacali presenti che hanno dato questa loro conforto e del comitato che si è costituito a vantaggio di questa manifestazione. Quindi noi cosa chiediamo? A parte il mantenimento che mi pare, dico, di fronte all'impegno morale e come dire, dichiarato del massimo vertice della regione, noi chiediamo maggiore efficienza. L'efficienza la chiediamo anche in una più equa e più giusta distribuzione dei reparti. I reparti verranno potenziati con l'inserimento di altre attività a sussidio di tutta la popolazione, quindi però voglio dire, ora il passaggio successivo è questo confronto leale, schietto, senza ombre e senza problemi, che affronteremo nella giornata di 27 alle ore 16. Io credo nella sala comunale, ecco, lo diciamo ora perché stabiliamo anche la data stabilita, il luogo nella sala comunale. Evidentemente non è aperta perché sarebbe improponibile, è una riunione tecnica. La riunione tecnica, il contributo dei miei colleghi sarà essenziale, così come quello sindacale. Ecco, io mi suggeriscono che evidentemente si richiede questa partecipazione, perché abbiamo dimostrato, ma quando siamo tutti assieme non ci disturbiamo fra di noi, non ci facciamo la lotta fra di noi, abbassiamo quelle che sono le frontiere che a volte possono anche dividere, allora quella è vincente, ma è vincente anche quando si ha tutela, quando si ha riferimenti a cui a rivolgersi. In questo caso abbiamo trovato tutte le cose assieme, quindi sono assolutamente soddisfatto. Mi raccomando, la presenza dei sindaci e della popolazione sarà un segno tangibile, importante, che evidentemente metteremo fuori anche i muscoli, e l'attenzione non va passata, ma con la consapevolezza che da sola questa purtroppo non è sufficiente. Quindi siamo stati assistiti, io ancora una volta devo ringraziare tutti quelli che in questo si sono distinti, ognuno per la propria parte. Quindi io non credo che bisogna ad aggiungere altro, se non in una preghiera. Io chiederei a tutte le forze politiche, quelle presenti e quelle assenti, che ognuno, non è che perché c'è qualcuno che se ne occupa gli altri sono esentati, quindi tutti devono concorrere a dare il contributo. Quindi tutte le forze politiche, che ognuno per la propria parte è chiamata responsabilmente a fare la propria parte nelle sedi opportune, senza abbassare mai i toni. Quindi al contributo lo richiediamo a destra, a sinistra, a centro, di alto, in basso, insomma, bianco, rosso, può essere importante fino a un certo punto la colorazione, ma chi ha da dare un contributo dimostra di poterlo dare e porti anche qualche risultato possibilmente. Vi ringrazio ancora. Vi ringrazio ancora e ritengo che sia doveroso dare la parola anche a chi difende l'ospedale e rappresenta, che è la cosa più importante, il territorio. Noi siamo
siamo in prima fila, siamo quelli che siamo, come dire, nel bene e nel male, e le persone alle quali la popolazione si rivolge spesso, a volte noi riusciamo a dare le risposte, a volte noi non le riusciamo a dare, e questo ce ne rammarichiamo. Interpretando però il sentimento di tutti i miei colleghi che mi hanno detto che rinunciano a fare l'intervento perché si sentono in questo, solo in questo caso, rappresentati dal comune che ospita l'ospedale, vi ringrazio ancora una volta. E vi ringrazio, e questo, se il nostro atteggiamento sarà quello che stamattina abbiamo dimostrato, ritengo che la popolazione, tutto l'intero Vallone e anche i paesi vicini, non ha limiti. Quindi viva Mussomeli, viva il Vallone, viva tutti i paesi che ne fanno parte, e soprattutto l'ospedale, viva l'ospedale, viva l'ospedale Longo. Quindi, grazie ancora a tutti e grazie per la manifestazione. Grazie. L'ospedale non si tocca, l'ospedale non si tocca. 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 Giù le mani dall'ospedale!
Giorno 27 dobbiamo cercare il comune, dobbiamo chiedere l'autonomia gestionale. Noi vogliamo un ospedale a sé, non un ospedale satellite di Caltanissetta. Nella provincia devono esserci tre ospedali: Gela, Caltanissetta, Mussomele, e su questo noi non ci fermeremo. Vogliamo che il punto nascita deve rimanere tale, e su questo non ci fermeremo assolutamente. E allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per questa manifestazione così importante e per il fatto che siete così numerosi. Io pubblicamente adesso alla fine vorrei ringraziare, come sono stato uno di quelli all'inizio che ha detto in un certo senso che vedeva un po', diciamo, la politica assente in questo preciso momento. Adesso posso anche dire e ribadire veramente che grazie anche alla politica, grazie ai nostri referenti, e in questo caso diciamo pubblicamente anche grazie, mi permetto personalmente di volerlo dire, anche all'onorevole Cardinale, Daniela Cardinale, che effettivamente noi abbiamo in questo momento una data fissata, reale, del 27 di pomeriggio al comune di Mussomeli, dove verrà direttamente la commissione, viene il nostro assessore Borsellino, verrà praticamente tutti i cittadini che hanno aderito alla protesta. La politica è fatta di cittadini.